Premio Fortuna d'Oro. La città di Fano ringrazia con ammirazione Francesco Tonucci per il percorso e l'innovazione culturale nell'ambito della pedagogia, dell'educazione e della formazione, per l'impegno prezioso e infaticabile a favore dei diritti dei bambini che ha posto al centro della sua ricerca, promuovendone l'autonomia e la piena cittadinanza. Al termine di questa bella cerimonia, Francesco Tonucci, le emozioni, le sensazioni, la città finalmente riconosce veramente il contributo che tu hai dato sia alla città stessa, ma a tutti i bambini del mondo. Per me è stata una grande emozione, non aspettavo questo riconoscimento e devo dire che fra i tanti riconoscimenti che ho avuto è uno di quelli che mi ha emozionato di più. Non riconosco tanto come un merito mio, ma come un impegno nuovo che Fano assume da adesso in avanti per continuare ad essere la città delle bambine e dei bambini, non solo per sé, ma anche come stimolo e come modello per altre città nel mondo. Ecco, Fano al momento, secondo te, come ha recepito questo grande progetto, questo invito per relazionarsi con i più piccoli? Tenendo presente che una città che si relaziona con i più piccoli lo fa anche con i più grandi, specialmente con gli anziani. Sicuramente fin da allora era chiaro che l'idea della città delle bambine e bambini non era un'idea per fare più cose per i bambini né per infantilizzare la città, ma per essere sicuri di non perderci nessuno, cioè i bambini come garanzia di tutti. Il progetto è arrivato a un punto, ha creato una sensibilità. Che cosa si può fare di più d'ora in avanti? No, bisogna crederci, bisogna trasferirlo nella politica quotidiana. Questo ancora non è successo, non è successo direi specialmente in Italia e spero che Fano voglia continuare a essere un punto di riferimento per questo. Una vita spesa per il teatro, ma ancor più per la pittura, un artista a tutto tondo. Che cosa vale di più, la pittura o il teatro? O sono entrambe che si compenetrano? Dunque, pittura e teatro per me sono la mia vita, cioè a livello di espressione naturalmente, però è più vecchio il pittore dell'attore, perché il pittore ha cominciato quando aveva 4 anni, come tanti bambini, no? Il pittore non si impara, è più complesso, cioè in fondo io dico ancora oggi, il pittore è un vero artista come il musicista, invece l'attore è un interprete che, se ha veramente del talento, diventa un artista. Da quel momento, Carlo, è partita una carriera veramente strepitosa. Che cosa ti è rimasto dal contatto con tanti grandi attori che hanno calcato il teatro italiano? Io ho imparato da tutti, da tutti. Allora, il mio progetto era stare vicino ai grandi attori, ai grandi registi, perché senti loro come recitano, quindi ti danno dei suggerimenti in continuazione. Quindi è come stare a bottega da un pittore importante. E tu adesso questa tua esperienza la riversi in un'iniziativa particolarmente importante anche dal punto di vista sociale. Sì, grazie. Questa domanda mi fa molto piacere perché ho conosciuto già da 3 anni il gruppo Atena di Ferruccio Giovannetti, che è una comunità di recupero di malati di mente, dove si fanno tante terapie, tra cui si è provato a fare il teatro. Come dico io però. E adesso sto preparando un altro spettacolo che ho scritto per loro, naturalmente, e che si chiamerà Il sogno di Agnese al Teatro dell'Opera.